Benedirò quella casa che nasce questa volta in Polonia, anche se sono qui polacche, vi ricordo che sono arrivata anche da casa di preghiera di San Charbel, numero 70, vicino a Varsavia, e quella bella tovaglia bianca che vedete con il calice e il dono d'oro di questa casa di preghiera. Allora, guardate quanti sono collegati anche, diciamo, con noi. Per questo benedico questa nuova casa di preghiera. Sono felice perché San Charbel ci lascia sempre questo segno. Allora, adesso ci alziamo in piedi. Dio onnipotente Padre misericordioso, benedici la nuova casa di preghiera di tuo servo, Charbel Makhlouf, santo, in questo suo giorno che lo ricordiamo. Benedici questa casa numero 386 di signora Dorota Kotlowska Bosch. Ti preghiamo, San Charbel, resta in quella casa, difendili e intercedi per loro, per ogni grazia che chiedono. Boże Wszechmogący, pobłogosław tym szczególnym dniu Twojego sługi, świętego dziś dla nas patrona ojca Charbela. Pobłogosław nowy dom modlitwy 386 Doroty Kotłowskiej Bącz. A Ty, Ojcze Święty Charbelu, bądź tam, broni, chroni i wypraszaj dla nich łaski potrzebne, o które będą prosić. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. San Charbel, sediamoci. Allora cosa faccio? Tramite internet avviso responsabili nei diversi paesi in Europa. Con un clic in internet ci vuole un minuto e quel messaggio mio subito arriva nei diversi stati. Quelli responsabili di ogni stato mandano subito la notizia a tutte le case di preghiera di Charbel. E nello stesso giorno, nello stesso momento, prega tanta gente in Europa. Per esempio, per la persona che è malata, che è la persona che ha bisogno di aiuto. Guardate com'è bello. E siamo uniti insieme. E penso che questa cosa è molto importante di oggi. Di oggi, quando vediamo che la gente tante volte si augura il male, che contenta, tanti sono contenti anche che succede qualcos'altro. Guardate dove siamo arrivati, la invidia, la gelosia, oggi ha un altro modo di riguardo, perché prima era invidia, invidia, ma oggi uno che invidia diventa subito nemico. Guardate come è un caso, la invidia ha un altro senso, il demonio l'ha approfondito quello, che uno invidioso diventa nemico, ma nemico ti augura il male, lavorerà sempre di toglierti e non smetterà finché non arriva il punto che tu resterai proprio a pezzi. Oggi, nemici, la gelosia crea proprio nemicizia che può portare, guardate, fino alla morte. E per questo dobbiamo essere uniti nella preghiera. Ma San Charbel, ieri, qui era la testimonianza bella della persona che ringraziava per il suo bambino guarito, ma qui c'è anche una persona che vuole regalare, diciamo, anche sotto Charbel una cosa. Signora, dove sta? Vieni, vieni. E ci vuole anche... Questo è molto bello. Vieni, signora, qua.
davanti a Charmel, perché vuole anche lei dare questa testa. Tu spinto nel fratello, per favore, lo dici perché vuoi ringraziare San Charmel? Perché mi hanno invitata in questa chiesa e io ho chiesto questa grazia per mio figlio, perché 6 anni non aveva bambini, avuto un bambino. Avviene, prossima o łaskę dla mojego syna. 6 lat nie mieli, nie mogli mieć dzieci i tutaj w tej świątyni, tu przed figurą, davanti la statua i pregato, vero? A więc mówiła... Un mese, quello quando è chiesa. A więc ona prosiła dla swojego syna, 6 lat nie mogli mieć dzieci. I w tym miesiącu, zaraz gdy tu była, wyprosiła u ojca Charmela i przynosi te małe buciki. E questo è guardate, cosa sono le scarpe, no? E curici. A to nie sono buciki, to sono serca od tego dziecka. Allora curici, diciamo, per ringraziare, metti sotto piedi. Grazie San Charmel. Gloria al Padre, al Figlio. Venirebbero quelli che per 2 anni sono stati qua. Ma voi non li conoscete, io li conosco. Che hanno ricevuto qui le grazie, sarebbe la chiesa già piena, fino in fondo. Parliamoci da 2 anni da quando c'è quella statua, da quando sentono di essere qui. Per esempio, i primi sono quelli che dopo tanti anni si sono convertiti. La prima cosa è la conversione, che hanno seriamente cominciato un nuovo cammino con Gesù. Questa è una grazia enorme, ma poi sono quelli che hanno ricevuto l'altro. Credetemi, ma noi non veniamo qua per ricevere le grazie. Quello che io dicevo nella catechesi oggi pomeriggio, veniamo qui per adorare Gesù. Perché Gesù, Lui, lo fa ogni miracolo. Non scordiamoci, il San Charmel sarebbe tutto adorato se qualcuno va da Lui e dimentica Gesù. Gesù è il primo posto e Lui è il suo servo, santo. Ma sapete quanto volte io penso, mi viene in mente, santo. Ma noi dobbiamo tutti diventare santi. E immaginate, se per entrare in paradiso uno deve diventare santo, come San Charmel. Voi sapete quanti nostri familiari sono già santi? E potevamo fare le statue di loro anche qua, solo che la Chiesa non mi hanno annunciato, ma sono in paradiso. E voi sapete che quando noi, se camminiamo con Gesù, diventiamo santi, entriamo in paradiso, dopo anche purificazione se viene il purgatorio. Anche noi saremo fratelli col Padre Dio. La stessa luce uscirà da te come da Padre Dio. Voi si rendete conto su quale strada noi siamo? Per quello se qualcuno dice prega per me, preghi anche per se stesso. Pensaci che da te viene questa luce, la luce di Cristo. E proprio oggi, in questa celebrazione che fra poco inizieremo, parleremo della luce. Vuoi che noi abbiamo quella luce del Signore in questo tempo di buio. Per quello, immaginate, adesso siamo in ginocchio davanti a Padre Pio, quando andiamo là, e anche davanti a San Pietro e discepoli, quando arriveremo là, ci troveremo tutti in ginocchio davanti a Gesù insieme. Questa è una riflessione molto profonda, Per quello non dobbiamo farsi male, non dobbiamo dire l'uno contro l'altro. Siamo fratelli e sorelle. Siamo santi nel momento che non perdiamo la voglia di amare. Prima Gesù e Maria.
impossibile. Se facciamo diverso, e già andiamo sull'altra strada dove sicuramente non ci porta per incontro con lui. Vale la pena a fare quello sforzo, come vale la pena che l'avete lasciato tutto quello oggi, il giorno feriale, e siete venuti oggi qui, di quello più prezioso tesoro che avete, la vostra fede. Adesso benedizione con Dio, dopo la benedizione torniamo nella sua, nel suo posto, se qualcuno vuole uscire per un attimo, rifrescarsi. San Charbel Macru, in questo tuo giorno, San Charbel, della tua festa siamo venuti e ti chiediamo, intercedi per queste intenzioni che abbiamo nel cuore. Se così sia la volontà del Signore, ma soprattutto accompagnaci sulla via di santità per Cristo nostro Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. San Charbel, adesso chiediamo a te di cantare.